Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Manu e oggi ragazzi siamo qui ritornati sul 15° episodio di The Forest. Signori miei, nello scorso video siamo entrati nella grotta finale. E oggi ragazzi, no, cioè nello scorso video ci siamo lasciati qui e direi di continuare. Ma prima lasciate un bel like, se non siete ancora iscritti iscrivetevi e direi di procedere. Apriamo il portone ed eccoci qua. Signori, siamo nella voragine. Che figata. Allora, vediamo un po'. Facciamo attenzione. Elicottero schiantato. E qui ragazzi, se vi avvicinate, macete. Raccolto. Adesso signori abbiamo trovato tutte le armi in teoria, perché c'è sto bug non lo so. Comunque ragazzi, tutto a posto qui dentro? Voi direi di sì. Ah sì sì, molto bene anche loro. Ok, fuori uno, il macete. Macete è molto utile. Ok, ci siamo vestiti da agenti che pilotano l'elicottero, aeronautici. Vabbè, lasciamo perdere. Non mi ricordo bene il termine. Comunque, stavo dicendo, signori, nella... Allora, sei stronzo. Certo, due. Nella voragine, signori, voi dovete sapere che abbiamo non uno, ma due di sti aggeggi. Comunque, non sempre capitano loro. Di solito possono anche... Vabbè, allora mi avete rotto le palle ora, eh? Allora mi avete rotto le palle. Allora, uno. Sì, sì, salta, salta. Due. Sì, bravo. Corri, corri, corri. Bravissimo. Io faccio questo. Bravissimo. Salta. Questo. Credevo mi prendesse. Ho finito le frecce. Ora siamo nella merda. Questo è morto. E dai, muori. Non muore. Dai dai, sta per morire. Vabbè. Raga, mi fa male. Io questo mini boss l'ho sempre odiato. Sempre. Dai dai, che sta per morire. È morto. Perfetto. Allora, una volta aver fatto questo, prendiamo tutte le frecce che sono utilissime. Ovviamente prendiamo l'armatura perché ce la meritiamo, dopo che eliminiamo sti aggeggi. E ovviamente la dobbiamo anche equipaggiare, altrimenti non va bene. Prendiamole una. E qui abbiamo la seconda. Dopo aver fatto questo, procediamo. Raga, dobbiamo sbrigarci. È giorno, stranamente. Se andiamo da... là, noi dobbiamo entrare qui. Se andiamo da questa parte, abbiamo due amici. L'ho già ucciso, assurdo. Oh, vedete, questo in teoria è meno rompipalle. Allora, fra, però un attimo. Ok, aspetta un attimo, perché nel frattempo che io ti affronto devi darmi il tempo di cuocere l'oro. Sì, me li trovo già pronti, anche perché devo speedrunnare, sapete? Dai, dai, che sei quasi morto, dai. Due, ultimo colpo. Stavo scherzando, questo è l'ultimo. Ah, perché c'ho la freccia. Ok, infatti. Molto bene, molto bene, molto bene. Prendiamo tutto. Ok, boom. E anche questo lo prendiamo. Armatura inquietante. Coltello, macete, scusate. Circuito, tantissimi pacchi. Vai Amazon, qui non c'è niente. Questi, la stessa cosa, anzi qui c'è un circuito.
Non possiamo portare più circuiti. Molto bene. E dopo aver fatto questo, raga, anche qui abbiamo finito. Abbiamo sterminato, abbiamo pulito questa zona. E adesso prendiamo tutto. Molto bene. Abbiamo trovato anche un'altra cassetta. Non so manco io dove l'ho presa. Va bene. Cos'è? Robe su robe su robe. Poi videocamera. Uno, due. Quello che cos'è? Ma non l'ho mai vista queste cose, ragazzi. Elicottero. È una bambina. E dai, vediamo raga, che figo, non l'ho mai vista queste cose. Ma che esperimenti fanno, signori? Ma che... Ah, questo è quello che abbiamo visto. Vediamo cos'è. Salve. Bello fare i video, eh? Sì, tranquillo, non ti filmo. Ma chi è quella bambina? Va bene. E invece, ragazzi, qui abbiamo anche le audiocassette. Se vi volete ascoltare la musica. Sembra strano da dire, ma la musica aumenta la... Molto figo. Aumenta praticamente... Aumenta il vigore. Sì, molto strano, però vabbè. Entriamo, signori, entriamo. Forza, non perdiamoci in chiacchiere. Entriamo. Sapete che forse il respiratore non mi basterà? Almeno le bombole. Ti prego. Forza, raga, sbrighiamoci. Dai, non essere stanco adesso. Dai, uomo, non essere stanco adesso. Dobbiamo recuperare tuo figlio. Forza. Sono 15 episodi che siamo qua. Questi video di The Forest non se li inculate tipo nessuno. Raga, fatemelo dire. Mi dispiace un po' questa cosa, raga. Mi dispiace. Però vabbè. Non posso fare mica qualcosa. Non posso fare niente. Allora, forza. Prima che termina la bombola. Ricordo che dovevamo avere una bellissima bombola d'ossigeno. Ok, a posto, ci è bastata. Allora, non ci siamo più, eh? Ora mi sono seccato. E basta. Oh. Bella la musica, bella, ma no, mentre gioco. E cos'è? Sì, sub. Ok. Non c'è niente lì. Buongiorno. Ok, vai. Il coltello, per quanto il macete, per quanto possa essere affilato e tutte le sue cose, molto scarso. Ok, raga, non me ne faccio più armatura, non me ne fotte niente, andiamo avanti. Attenzione. Oddio.
Altra cassetta. Cassetta, aspetta, se è una cassetta. Madonna. No, la bambina. Ma che ci fa? La cassetta qua. Mamma mia, raga. Sì, l'ho capito. Per 2 secondi stavo preoccupando che non avessi più stick. Dai, riscaldati, uomo. Allora, in teoria possiamo scendere di qua. Ossa. Ragazzi, il vostro umano vi insegna che non è obbligatorio utilizzare quella. Poi, qui però, dobbiamo. Qui si deve, signori, si deve. Saliamo, saliamo, forza, muoviti, uomo. Dai, uomo. Dai, 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 perfetto. Dai, dai, staccati subito. Molto bene, andiamo avanti. Bel jump. Ok, stiamo proprio entrando nell'inferno tra poco. Dov'è Dante però? Ok, ho detto a sta minchiata. Andiamo. Mamma mia, raga, mamma mia che ansia. E poi potrei anche fare così. Faccio questo. Faccio fare più danno. Perfetto. Tum 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 tum. Veloce. Ok, dai che ci abbiamo un bel po' di dentini. D'accordo, ragazzi, lavate sempre i denti che fa bene. Eccoci qua. Sì, ciao. Allora, 1, 2, 3. È lento, è più lento, però fa molto più danno. E si sente. Va bene, sapete, vi dico. Mamma mia, oddio. Ti avessi preso. Se ti avessi preso. Va bene, va. Non so più mirare. Cioè, ma che c'è? Che cos'è? Spider-Man, signori. E questo è Spider-Man. Vaffanculo, va. Spider-Man, è assurdo, signori. Cazzo si crede di essere questo. Beviamo. Anche perché c'è questo. Energy drink. Ok. Da dove siamo venuti? Qui, signori, non c'è in teoria nulla, ma nulla, nulla, è giusto un'area così piena di indigeni. Sì, benissimo, vieni qua, bro. Vieni qua, se hai il coraggio. Vieni più qua. Sì. È assurdo, raga, questo è perché sono spade, ma in teoria sarebbe dovuto affogare. Va bene, adesso mi sono affogato. 2, 3. E basta. La smettiamo. Allora, questi qua sono quelli più infami. Vaffanculo, va. Allora, signori, quel campfire non sta. Ce lo faremo noi. Una volta aver fatto questo, signori, questo, questa tenda che vedete è l'ultima fottuta tenda in cui potrete salvare. Dopodiché assegnatevi, perché non potete salvare più, ecco.
Quindi state molto attenti. Vediamo un po'. Allora, una volta aver fatto questo, direi anche mettere questa carne. Questo non stava cuocendo. E equipaggio, metti. Ok, mangiamo. Signori, aspetto, mi faccio le ossa e andiamo Molto avanti. bene, Bene, signori. Procediamo. Torcia. Wow. Raga, abbiamo fatto sto percorso. Lì dove eravamo prima. Possiamo andare avanti, signori. Una volta che siamo arrivati qui, non si torna più indietro, raga. Perfetto, andiamo. Laboratori segreti, signori. Pintura. Saliamo. Cosa c'è di qua? Oh, ossa. Ti dirò. Mi curo. Questo me lo prendo. Possiamo andare. Ossa come siamo messi? 5. Non posso fare niente. Ho sbagliato. Va bene. Mamma mia, signori miei. È molto figo quando uno non conosce The Forest e vede, lo vede per la prima volta. È molto figo. Andiamo avanti. Si torna più indietro come al solito. Ok. Ma è la bambina. Coloriamoci ancora. Toffa. Giocattolo. Altra roba. Saliamo. Abbiamo visto anche nella cassetta. Cibo. Ah, mi posso fare il caffè e bere? Bellissimo. Addirittura posso anche sedermi, raga, per recuperare un po' di energia. Attualmente non mi serve, però. Vediamo se nei tavoli c'è qualcosa di utile. Ah, lol, con un soldo. Questa mi serve. Grazie. Raga, voglio guardare bene per bene. Altre machine. Posti per sedersi. Non funziona? 0%. Easy.
andiamo avanti. Bel fail. Bravo Manu. Che silenzio, signori. Vabbè. Come ne troverò altre. Gli ospedali e i punti dove abbiamo visto la videocamera, raga. Proiettore. Stoffa. Giocattoli bambini. Giocattolo un po' posseduto. Qua dove facciamo gli esperimenti, ragazzi. Room A. Raga, io vi ricordo che nel video che abbiamo visto c'era quel boss. Non è aperto di qua. E neanche di qua. Devo tornare indietro. Cos'è? Vabbè. Cos'è? Vabbè, niente. Room C. Room D. Eccolo. Si sente. Vabbè, andiamo da questo. Come nel video, raga. Questo è ancora vivo. È ancora vivo, raga. Ho guadagnato un trofeo, non so come sia. Ah! Ho fatto scattare l'allarme. Ah, non serve a niente di incendiarsi. In realtà è inutile prenderlo perché me lo butterebbe per terra, mannaggia. Vabbè, dai. Ok. Ma ce ne sono altri, cos'è? Room F, F, G e Room H. Bella madonna. Va bene. Non c'è nulla. Proprietà di Megan. Che sia la bambina. Proiettore. Soggetto 3700B5, soggetto 82C6. Nell'altro basta così, mi fai vedere solo queste tre? Sara Corporation. Va bene. Ok. Oh, grazie. Almeno le cose funzionano. Qui non possiamo andare. Mamma mia, raga, cosa stanno costruendo? Sembra il soggetto che abbiamo pure visto nel nei video. Ok. HDMI. Non c'è niente. Oh, ma tu guarda chi c'è qua invece.
Non conviene fare un campfire solo per lui, raga. Ok, niente di particolare. Qui non ci posso neanche entrare. No. Oh, salve! Va bene. Megan Cross. Ragazzi, scusate se non sto parlando, ma c'è un bel un gran silenzio. Comunque, non possiamo passare? Ah, devo andare di qua. Oh, è questo quello che stavano costruendo. Cos'è? Cosa serve? Tu secondo artifact. Qua cosa c'è? Una cassetta. Andiamo a vedere. Dimmi. Cosa ti hanno fatto, figliolo? Papà è qua. Papà è qua. È una cinematica, io non sto muovendo nulla. Ma si può portare in vita? Qua c'è il tuo giocattolo, figliolo, che non ho mai completato, però lasciamo perdere. È tuo. Dimmi. Tranquillo, papà è qua, ora risolverà tutto. Una vita a una persona morta bisogna concedere un'altra vita. Lo so cosa state pensando, devo andare io? No, no, signori, no. Dobbiamo utilizzare qualcun altro, ma chi? Ora vedremo. Tranquillo, figliolo, papà è qua. Ora viene. Timmy! Allora, recupera tutto. Timmy! Stai tranquillo, riposa, riposa per il momento. Ora papà viene subito. Cos'è sta cavolo? Che di cosa? Vabbè. Cos'è? Prima questa non si apriva. Dove dobbiamo andare? Forse si va di qua. Cosa c'è? Non c'è niente, non mi sto perdendo nulla. Ok. Qui apre e qui no.
Salve signori. Avete voi toccato mio figlio? Non permettete. Non toccare mio figlio. Affanculo. Ok. Leviamo monete. Monete su monete. Proiettore che non può vedere nulla. Stoffa. Materiali, medicine. Medicine su medicine, materiali, barrette, robe. Lasciamo perdere. Uno, due, tre. 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 Ok, c'ho il massimo. Di qui cosa c'è? Si va avanti? Sì. Ok. Di qui no? La madonna. Un po' di caffè fa bene. Ci sono delle tracce, raga. Daddy. Prima dice che Daddy era morto. Ora possiamo addirittura anche dormire. Dormiamo. Ok. Raga. Vediamo. Salve, sono quello che deve consegnare le pizze. C'è qualcuno? Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Io già mi sto cacando addosso. Le tracce. Megan. Ah, ma tu sei la bambina dei filmati. Ah, tu, ah, ti piace fare tanti disegni, eh? Comunque nei filmati eri più bella. Beh, l'aereo si è schiantato. Sì, me lo ricordo. Perché mi indichi? Sono così bello? O no? Dovrei utilizzare. Devo salvare mio figlio. Oh cazzo. No, 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 no. Muoviti, uomo. Vai, uomo, alzati. Non mi fa fare niente. Alzati. Porca puttana. Boom. Signori, boss finale. Allora, giochiamocela con la vecchia pistola. Ok, signori, allora. Boom. Allora, vediamo come va, eh? Vediamo se ci riesco. Oh mio Dio. Vai uomo, ti devi sbrigare, corri. Boom, l'ho preso. Boom. Vai uomo. Vai uomo. Aia. Ok. Boom. Let's go. Vai, 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 ricarica, ricarica. Attenzione raga, perché tra poco farà un attacco. Già sta cominciando. Ok.
Eccolo, ha fatto. Porca paletta. Aspetta un attimo. L'ho missata, mi sa. Megan, comunque, mi piacevi di più quando eri più piccolino. Tutto qua. Signori, siamo fortissimi. Ok, vieni con me. Raga, la pistola ti do. Credo che ne passa la pelle. Cioè, dovevamo utilizzarla prima o poi, sta fottuta pistola di merda. Cioè, qui cosa c'è? Non c'è niente. Dobbiamo salvare il nostro figlio. Niente, raga, la boss fight, se vi devo dire la verità, quando la feci molto tempo fa, fu molto più brutta. E non capisco il perché ora sia stata sembra che sia stata semplice. In realtà forse perché o l'ho presa tutte le volte con la pistola, ma è stata una gran figata. Cioè, mi ho solo tolto solo due pezzi o un pezzo d'armatura. Raga, ma forse perché ho giocato bene io. Ma non è facile sto boss, non è per nulla facile. Comunque, Megan, vieni qua che io devo salvare mio figlio. Non rompere le palle. Ok, scusa, io devo bere qua. Voglio muovermi. Sì, grazie. Grazie. Grazie, grazie, perfetto. Dimmi, sto arrivando. Comunque bella, cioè, mi sono divertito. Mi diverto molto a giocare con la pistola, signori. Cos'è? Non si sa come io. Vabbè, non lo posso vedere. È normale, è normale. Allora, tu stai qua adesso. Lo so che hai un bel po' di proiettili addosso, però io devo salvare mio figlio. Che cosa? No, che cazzo? Cosa? No. Non lo posso salvare. È perché è morta, forse. Sono dato una tessera. Mi serve. Serve una persona viva. Quindi, merda. Oh, ci posso andare di qua? Oh, finalmente ci posso andare. Ok, abbiamo la testa. Ok, signori, facciamo una cosa. Continuiamo e andiamo avanti. Vediamo cosa c'è. Comunque io ancora sono a questo accendino, non vorrei dire. Ed è quasi l'ultimo episodio e siamo ancora con l'accendino. E mo? Ah, aspetta. Sono stupido, scusate. A volte, raga, capita anche a me. Forza. Muoviti. Che cosa c'è di qua? Corri, veloce. Andiamo. Mamma mia, che inquietante. Ok, roba su roba. E tu fai un bel viaggio. Allora. A posto, il vostro umano vi insegna come fare parkour. Molto bene. Una volta aver fatto questo, immersione. Ok. Io, ovviamente, senza cambiare le bombole, perché ovviamente io devo rischiare, perché se non rischio non sono felice. Forza, dai, dimmi che c'è la superficie. Devo muovermi, non è vero, stiamo scendendo, io ancora. E mi sta per finire la bombola. Questa non è una cosa buona. Forza, muoviti, veloce. Corri, nuota veloce. Ok. Sali. Perfetto. Un'altra porta. Comunque mi serve una un'anima viva. Una persona viva. Mettiamo tutto, le rocce prendiamo. Prendetele, raga, sono utilissime. Apriamo la porta. Dove cazzo siamo? Ma dove siamo? Ah, vabbè, sì. Salve. Oddio. Allora, credo di aver capito dove si va se si cade qui. Ma non c'è una corda per salire? Non ne ho la minima idea, raga, non mi interessa. Forse c'è una. Sì, la corda c'è, ok.
Ma ragazzi, volete che scendo là lì giù? Va bene, lo sto facendo per voi. Anche se non credo ci sia molto, eh? Andiamo. Vai, scendi, scendi, scendi molto bene. Cioè, dai, ragazzi, non ci sarà nulla. Ma nulla. Cioè, bello. Oh, che bello, veramente molto bello. Sto nuotando, sto facendo un bel bagno. Non c'è niente, letteralmente nulla, raga. Che delusione. Allora, fammi vedere, scusa. Ah, meno male che ci hanno messo la luce per vedere dove era la corda, che altrimenti avrei avuto qualche problema. Arrampicati. Boom, vai, vai, corri, 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 corri. Raga, come abbiamo visto, non c'è letteralmente niente. Non so quanti minuti siamo arrivati, ma ormai ce lo finiamo. Ok, preghiamoci. Quindi come viene, viene, signori. Andiamo. Siamo venuti di qua, no. Qui dobbiamo andare. Dai, uomo, non essere stanco adesso. Mangia, mangia, oh, dai, le merendine ti fanno bene i carboidrati. Ok, dove siamo? Che c'è? Niente. Cosa c'è? Cos'è una lanterna? Niente di tanto utile, eh? Dove siamo? Vabbè, la mappa non serve letteralmente a nulla in questi casi. Una volta che siamo qui, ipotizzo che serva una bomba. Stavo scherzando, non è vero. Si rientra nei laboratori, raga. Va bene, abbiamo utilizzato una bella bomba, niente per così. Oh, salve. Ho fatto strike? Quasi. Ok. Sì, grazie, una lattina. Grazie. Cosa c'è qui dentro, raga? Madò, signori, molta gente, qui. Mi piaceva riunirvi, anche a voi. Ah, beh, sono tutti quelli delle vi della videocamera, che dei filmati che ho visto. Tutti quei tizi sono. Vabbè, pazienza. Bevi. Molto bene. Ok. Ovviamente il caffè dà caffeina, quindi ci dà energia e vigore. Ah, vai. Ok. Cos'è? Croce, va bene. Queste cosa danno? Frecce? Oh, bengala. Beh, sai che utilità. Allora, che facciamo? Mi fai passare? Oh. Vabbè, a fa culo, ci saranno altri bengala. Ok, scendiamo giù. Va bene, non c'è niente, raga. Oh, l'ascensore. E ora qui con la card della signorita saliamo su. Dove stiamo andando? Io non ho la minima idea, signori. Cioè, non me lo ricordo benissimo. So solo che sto registrando perché ho registrato tre episodi di fila. Questo speriamo che sia l'ultimo, raga, in teoria. E sto registrando già da almeno 4 ore. Quindi sbrighiamoci. Oh, siamo fuori. No, mi dice che ancora siamo in grotta. Le montagne ci sono, sta nevicando. Ah, raga, siamo fuori. Oh, ma questa è la zona dove abbiamo visto la videocamera. Cosa abbiamo qui? Ah, tre parti che possiamo rompere. È tipo un
coso che fa schiantare l'aereo. Quindi hanno fatto così quando è stato per noi. E invece questo è per spegnerlo, cioè per non far cadere l'aereo. E ragazzi, qui mi sono ricordato tutto. Allora, signori, le cose sono due. Se io attivo il coso, faccio cadere l'aereo. Cosa sta a significare? Prendo una persona che è rimasta viva, come anche era nel mio caso, e vado a salvare mio figlio. Altrimenti io non vado a salvare mio figlio, ma utilizzo questo e lo spengo e l'aereo passerà e mio figlio non lo salvo, ovviamente. Le cose sono due. E ovviamente, scegliendo l'opzione di non salvare Timmy, noi possiamo ritornare nella mappa di The Forest e continuare a giocare. Non lo so, raga, non lo so. Cioè, non so se farvi vedere i finali entrambi. Vabbè, no, va bene, facciamo una cosa. Siccome secondo me non ha senso, anche perché, come ripeto, questa serie non è che se le sia inculata nessuno di voi con un video su YouTube e guardate tutto. Molto più in rapidità rispetto a qui. Vabbè, lasciamo perdere, lo guardate subito rispetto a qui. Allora, io decido, signori, di salvare mio figlio. Lo decido questo, anche perché secondo me è il finale più bello. E se scelgo, scusate raga, è già sono è mezzanotte, se scelgo di disattivarlo, lo disattivo. Io non ricordo cosa faccio, sì, cosa accadeva. Scendo dall'ascensore, arrivo in una grotta. In una grotta c'è un altro portale, dove lì bisogna mettere un talismano. Il talismano ovviamente si trova nella mappa. E io uscirò e brucerò proprio la foto di mio figlio. Questo è quello che succede con il finale di non salvare Timmy. E quindi l'avventura su The Forest continua. Vi potete mettere a buildare quello che volete. Ma andando invece con la mappa, andando nella barca con la tessera, quindi con la tessera che ci ha droppato Megan, questa qua, quella gialla, con la barca noi troveremo un oggetto, che quell'oggetto verrà messo in quella grotta dove qua sotto, che richiedeva di mettere un oggetto particolare, non le rocce ma un oggetto. L'oggetto si trova nella barca. Dopo aver messo l'oggetto, noi troveremo un talismano, un amuleto. Ovviamente, se vi devo dire la verità, non è neanche così tanto utile, lo potete piazzare e così attirerà gente, quindi niente di particolare. Questo è quello che succede se facciamo quello. Mentre io voglio decidere questo per Timmy. Posso decidere se far vivere molte persone nell'aereo oppure far vivere mio figlio. Però me ne fotte niente della gente, è meglio mio figlio. Quindi così ci hanno fatto cadere all'inizio game, raga. Mamma mia. Oddio, sto tremando tutto. L'aereo. Mamma mia, mamma mia. Quindi, una volta aver fatto questo, il padre di Timmy va a prendere chi è sopravvissuto e va un'altra volta in quell'aula, in quella sala, per salvare il figlio. Dopo averlo salvato, black screen, mi sto preoccupando. Un anno più tardi. Mamma mia. Mamma mia. Quindi ci siamo salvati? In teoria sì.
My next guest is a TV star, author, and real-life plane crash survivor. Here to talk to us about Ciao Timmy, Timmy, perché hai dei scatti un po' strani? Give it up for Eric LeBlanc. Sì, salve, salve a tutti. Ciao. Sì, io sono io, quello che è sopravvissuto nell'isola degli indigeni. Salve, lei chi è? Will Smith? No, vabbè. Ciao Timmy, stai tranquillo, non ti preoccupare. Ah, praticamente abbiamo scritto anche un libro di sopravvivenza, di quello che abbiamo vissuto. Hey, do y'all want a demonstration? Okay, we've got a setup right over here. E praticamente lol, ci stanno mettendo dei tronchi per tipo dire ah, lui quando era, che poi quelli con la videocamera, raga, sono le skin, che utilizziamo noi, cioè potrei essere io quello, vabbè. Comunque abbiamo accettato di fargli, abbiamo accettato, no, con l'accetta, accettato con confirmed, di fargli vedere come facevamo quando eravamo. Come fai ad avere la mia ascia? I got my ass. Where do you hold this thing? Oh, like this? Here we go. Abbiamo accettato di fargli vedere come tagliavamo gli alberi. Se devo dire la verità, io non ho mai tagliato un albero. Che succede? Huh? Is he okay? Sta bene? No, Timmy! Timmy, non farmi preoccupare. No, Timmy, non diventare come quella, per favore. Mamma mia, raga. Mamma mia, che caga. Timmy, stai tranquillo. Stai tranquillo, papà è qua. Tranquillo, calmati. 15 episodi ci sono voluti per salvarti. Vuoi lasciarmi proprio ora? Ecco, bravo, ok, sei ripreso, è andato tutto bene. The Forest, signori, un bel applauso. Gioco del 2014, che a parere mio ci sta, molto figo. Prima era tutto in inglese, c'erano ancora, quando era ancora in alfa, io lo seguivo, era molto bello. Quindi, quello che vedete adesso, e siamo proprio in un'altra città, in un'altra dimensione. Lavati i denti. Ti fai vedere in faccia? Sì, si fa vedere. Lui è Timmy, signori. Si riconosce anche dalla cicatrice. È Timmy. Che figo. È cresciuto, eh? Non sono riuscito a leggere cosa c'è scritto. Sì, tuo padre queste le utilizzava tantissimo per bruciare un sacco di persone. Che succede, Timmy? No! Che cos'è? Aiuto! Ovviamente è rimasto con quel, non lo so, virus. Non lo so come potrei dirlo bene per bene. In caso vi potete cercare qualche video dove vi dicono come siano andate bene per bene le cose. Cosa c'ha Timmy? Game by Hand Night. Wow, signori, eccoci qua. Siamo arrivati alla fine. Però in pratica Timmy è cresciuto e va a vivere solo il padre, che ero io. Ovviamente poi, ovviamente non abita con Timmy, è normale. E ovviamente Timmy, se avete visto quando era nel letto, ha guardato e c'era una mappa. Se non sbaglio c'è scritto site 2, non lo so benissimo, forse sito 2, non lo so, capitolo 2, non ne ho la meta, forse sito 2. Fatto sta, signori, quello è prende un piccolo spoiler che ci ha anche dato la End Night Corporation, come vabbè il gruppo che ha creato sto gioco, vogliamo chiamarlo così. E che bene, ci ha spoilerato che ci sarebbe stato un continuo. Infatti dal 2014 fino al 2023 abbiamo aspettato un bel po' di anni, ma Sons of the Forest è stato rilasciato. Infatti
Poi ovviamente sicuramente l'avrete visto, sicuramente Sons of the Forest da qualche altro youtuber, sicuramente l'avrete visto. Io purtroppo non ve lo posso portare perché non c'è per PlayStation 4, quindi vabbè, vedrò più avanti in caso se portarlo, o da PC o qualcos'altro, vedremo, prima o poi vedremo. Comunque, signori, Timmy alla fine poi parte all'avventura, e ovviamente che poi su Sons of the Forest noi capiamo che verso la fine gioco, questo ve lo sto spoilerando io, c'è anche Timmy, anche lui è andato alla ricerca, quindi è molto figa questa cosa, però non voglio spoilerare niente per chi non ha visto Sons of the Forest. Comunque, signori, molto bello questo gioco, quindi siamo arrivati al punto del video dove sicuramente molti di voi si staranno, nessuno sicuramente di voi si starà chiedendo come andrà a finire adesso e cosa faremo adesso. Allora, io credo che dopo queste cinematiche, questo qui, titoli di coda, si ritorna al menu principale e basta. Poi ovviamente cosa si deve fare quando vogliamo rientrare nel mondo, arriva e si deve ritornare in grotta, quindi dalla grotta io dovrei ritornare tutto su a piedi se voglio fare qualcosa. Bah, non lo so se lo farò mai, ma vedremo. Comunque, signori, il gioco è figo per essere del 2014, che poi in realtà è uscito nel 2014, è stato finito nel 2016, non lo so bene non lo so. Comunque, fighissimo, veramente molto bello, e mio voto per The Forest, cioè ora che siamo nel 2K23 quando sto registrando questa serie, che vabbè, lasciamo perdere, direi di dargli un 8, mi piace, molto bello, sempre, soprattutto anche la cutscene mi piace un botto, anche i filmati, anche lo stile di gioco. E sì, anche ovviamente giochi di avventura a me sono sempre piaciuti. Comunque, adesso ragazzi, eccoci qua tornati, come potete vedere, e siamo arrivati al punto che questa serie è finita e adesso ci sarà una nuova serie. Ovviamente io vi do sempre qualche mini spoiler solo per coloro che arrivano a questi punti del video, tipo nessuno. Non lo so, raga, non lo so, nessuno me lo dice mai. Se sei arrivato a questo punto del video, commenta qua sotto con su scritto Foresta. Se lo fai sei un grande, comunque non credo che lo farà mai nessuno. Comunque, ragazzi, vi dico che il prossimo gameplay che porterò sarà un'altra avventura uscita da poco e che non vedo l'ora di registrare. Sicuramente avrò qualche impegno per colpa della scuola, ma stiamo per finire. Io quando sto registrando questo ultimo episodio di The Forest è il 12 maggio 2023, non lo so quando ve lo caricherò questo video, però, quindi vi ho dato anche un mini spoiler su quale sarà il gioco, anche per una certa data. Raga, se avete capito, ebbene sì, porterò quel gioco, è un gioco d'avventura, è un sequel forse di un gioco che ho già portato sul canale. Potreste dire, ma non ce ne sono un bel po' di giochi che hanno un sequel? Beh, sì, ma infatti vi lascio con una grandissima non mi ricordo il termine esatto, vabbè, con una suspense, sì, finale. Niente, signori miei, spero che la serie vi sia piaciuta. Se è stato così, mi raccomando, lasciate un bel like. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. Vi ringrazio a tutti coloro che mi sostengono e guardano i miei video. Veramente vi ringrazio tantissimo, per i pochi che siete. Io mi impegno tantissimo a fare questi video, però ovviamente non vedo quasi mai certi risultati, però vabbè, pazienza, vedremo poi più avanti. Grazie ancora a tutti per la visione e io vi saluto e vi auguro una buona notte. Qui dal vostro ormone di quartiere, come al solito, è tutto bella.